E salve a tutti amici, un buongiorno da una località molto bella, da Marina di Camerota, spiagge bellissime, trascorriamo una giornata in totale relax, giornata che vedrà l'inizio dei campionati europei e l'Italia alla vigilia di questi europei come ci arriva? Allora, innanzitutto c'è da dire che vabbè, stasera debutterà la Germania, paese ospitante, Germania-Scozia, eccetera, eccetera. Però in questo video mi volevo soffermare più sull'Italia, dando uno sguardo poi anche alle altre big. Allora, l'Italia, lo sappiamo benissimo, in tutte le competizioni a cui prende parte non è mai favorita. Nella storia l'Italia è stata sempre una big, ma mai la favorita. Però diciamo che la storia ci ha dato anche delle gioie. Ci ha visto vincere per 4 volte il mondiale, 2 volte i campionati europei e non dimentichiamo che siamo i campioni in carica. Questa è una cosa da non trascurare. E quando sei campione in carica devi difendere questo titolo, ma soprattutto non è facile ripetersi. Quindi è normale che ci sia questa anche un po' una voglia di riscatto. È paradossale dirlo quando sei campione in carica, però sai, il fatto di non aver partecipato per 2 edizioni consecutive al mondiale ti fa vivere poi questo campionato europeo con quella voglia di rivalsa. Abbiamo cambiato CT, c'è Spalletti che è subentrato a Mancini ormai già da un po' di tempo e Spalletti quindi si ritrova a fare la sua prima competizione importante con la nazionale. Io, contrariamente a quanto sostengono i più, io reputo l'Italia una buona squadra. Secondo me non siamo scarsi e l'Italia che ho visto contro la Bosnia, o meglio, l'Italia che ho visto negli highlights contro la Bosnia, ho visto delle trame di gioco spallettiane, cioè a tratti mi è sembrato di vedere quel Napoli di Spalletti con Kvaratskhelia, Zielinski, Osimhen, Politano. Ho visto veramente delle azioni molto belle di prima, fatte di inserimenti, le sponde di Scamacca. Insomma, secondo me il materiale umano per fare bene ci sta. È chiaro che non abbiamo fenomeni, perché in questa nazionale non ci sono fenomeni, ma ci sono tanti buoni calciatori che ci possono dare delle soddisfazioni. L'Italia domani con l'Albania dovrebbe partire con il 4-2-3-1, almeno questa è la formazione che porta Sky Sport. Barella per fortuna sembra essere recuperato al 100%, quindi farà coppia con Jorginho in mediana e poi sulla tre quarti abbiamo, diciamo, 3 giocatori veramente forti a supporto di Scamacca e sto parlando di Chiesa, Pellegrini e Frattesi, insomma 3 giocatori diversi tra loro ma funzionali al gioco di Spalletti, perché Frattesi e Pellegrini sono 2 giocatori più di inserimento, mentre Chiesa è più un giocatore che prende palla, punta l'uomo, lo salta, dribbla, fa l'assist. Scamacca chiaramente deve fare un po' quel lavoro che gli abbiamo visto fare contro la Bosnia, quindi far salire la squadra, fare le sponde per favorire gli inserimenti, soprattutto di Frattesi che in questo è un maestro. E soffermandomi su Frattesi, ecco, io mi aspetto un grande europeo proprio dal nostro interista, no? Davide Frattesi, mi aspetto che giochi. E soprattutto mi aspetto che faccia comunque un grande europeo, perché questa è una vetrina importante per lui anche in ottica Inter, perché sappiamo benissimo che Mkhitaryan ormai, diciamo, va verso i 35 anni, insomma, non è più un ragazzino ed è chiaro che chi dovrebbe, come dire, raccogliere l'eredità di Mkhitaryan dovrebbe essere proprio Frattesi. Quindi, se Frattesi effettivamente dovesse fare un grande europeo, poi sarebbe dura panchinarlo un altro anno.
come ho detto nello scorso video, va bene magari fargli fare la panchina, ma una panchina diversa, una panchina con un minutaggio diverso, perché lo scorso anno Inzaghi ha scelto sempre Mkhitaryan, mentre se Frattesi effettivamente continua questo processo di crescita, allora l'alternanza dovrà essere, diciamo, più equilibrata, non come lo scorso anno dove praticamente Frattesi ha fatto quasi da spettatore e nonostante ciò ha fatto 6 gol in campionato, un gol in Supercoppa contro la Lazio. Insomma, non devo stare io qui a spiegare le qualità di inserimento e le qualità a rete di Frattesi. Poi qualcuno dirà: vabbè Gianluca, ma il calcio è fatto anche di altro, non è fatto soltanto di inserimenti e di gol. È vero, Frattesi deve migliorare, ha ancora l'età dalla sua parte, però mi sembra un ottimo giocatore e per migliorare deve appunto giocare. Io non conosco un giocatore che migliori senza giocare, quello è il trucco per migliorare. Detto ciò, tornando alla nostra Italia, io credo che sarà difficile ripetersi nella vittoria. Però allo stesso tempo credo che la nostra nazionale possa fare un ottimo europeo, e per ottimo europeo intendo magari arrivare alle semifinali. Poi è chiaro che quando arrivi in semifinale puoi affrontare una Francia, una Spagna, un'Inghilterra, una Germania e potresti fermarti, però già magari arrivare in semifinale sarebbe un ottimo punto d'inizio per poi arrivare al mondiale fra altri 2 anni, nel 2026. Per quanto riguarda poi le altre squadre, io credo che la favorita sia sempre la Francia, perché ha uno squadrone, e era favorita 4 anni fa e non lo vinse, anzi 3 anni fa, perché si giocarono nel 2021, e torna a questo europeo come la favorita secondo me. Poi un'altra grande favorita per me è l'Inghilterra, ma l'Inghilterra ha la storia contro, nel senso che l'Inghilterra storicamente è sempre stata una grande squadra, ma ha vinto pochissimo. Cioè l'Inghilterra nella sua storia ha vinto un mondiale 60 anni fa e non ha mai vinto un campionato europeo, quindi questo potrebbe essere veramente l'anno dell'Inghilterra. E per un certo punto di vista, per la squadra che ha e per la squadra che storicamente è stata, se lo meriterebbe anche. Ricordiamo che 3 anni fa hanno perso quella finale contro di noi a Londra ai calci di rigore, quella per loro è stato uno smacco clamoroso. Cioè vedere noi italiani vincere, festeggiare in casa loro i calci di rigore quando loro erano sicuri di vincere. Dopo 2 minuti passano in vantaggio, loro erano sicuri di vincere. Diciamo, questo potrebbe essere l'europeo, il loro europeo del riscatto. Oltre all'Inghilterra e alla Francia, vedo anche la Germania, che non è la Germania di una volta, vero, però gioca sempre in casa. E quando sei il paese ospitante hai comunque quella spinta in più. E diciamo che l'ultima volta che un campionato delle nazionali, no, si è svolto in Germania, per noi italiani, diciamo, c'è un dolce ricordo. Ricordate il cielo azzurro sopra Berlino? Chissà che possa ripetersi questo cielo azzurro sopra Berlino, chi lo sa. Però diciamo, poi c'è anche la Spagna che, anche la Spagna, per carità, non è la Spagna del 2008, 2010, 2012, quella di Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, questi qua, però è sempre una squadra da tenere in considerazione. Tra l'altro noi con la Spagna ci abbiamo sempre sofferto. Nel 2012 perdemmo la finale contro di loro 4-0, 4-1, comunque ci devastarono. E anche nell'ultimo europeo nel 2021, quando vincemmo poi ai quarti contro la Spagna, se non sbaglio erano i quarti, soffrimmo le pene dell'inferno. Cioè vincemmo i calci di rigore, ma quelli nei 90 minuti regolamentari più la mezz'ora dei tempi supplementari, dal punto di vista del gioco ci massacrarono.
quindi è sempre una squadra forte. Diciamo, queste sono come al solito le grandi, le favorite. Poi ci potrebbe essere di tanto in tanto sempre un outsider, scusate, e quindi parliamo Danimarca, Croazia, queste squadre diciamo un po' meno quotate. Poi c'è anche il Portogallo, scusate, il Portogallo comunque è una grande squadra, cioè negli ultimi anni il Portogallo ha avuto una crescita mostruosa, cioè c'hanno tanti giocatori forti, soprattutto nel reparto offensivo, ma anche a centrocampo, Vitinha, Palinha, insomma, in attacco, vabbè, a parte Ronaldo che adesso c'ha 39 anni, non è quello di una volta, però Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonzalo Ramos, insomma, hanno veramente tanto materiale lì in attacco. Sarà secondo me un gran bel campionato europeo, ce lo dobbiamo gustare, ce lo dobbiamo vivere appieno. E ripeto, l'Italia non parte favorita, perché l'Italia non è mai la favorita, però ricordatevi sempre che chi affronta l'Italia ha sempre un po' timore, ha sempre un po' paura, perché sa, conosce la storia dell'Italia e conosce quello di cui siamo capaci. Noi siamo capaci di non andare al mondiale per due volte e di vincere l'europeo. Poi si può dire l'europeo è stata fortuna, l'europeo è stato un caso, quello che volete, però intanto l'abbiamo vinto. Intanto l'abbiamo vinto. Quindi non eravamo favoriti nel 2021 e l'abbiamo vinto, non siamo favoriti oggi, chissà, chissà come andrà a finire. Io dico forza Italia sempre, ci vediamo stasera per il post partita di Germania-Scozia. Un saluto a tutti e forza Italia. Ciao.